Ciao a tutti, sono Roberta Attanasio, figura di supporto per i bambini con disabilità nell'ambito del progetto Sport e Scuola Compagni di Banco. Vi ricordo che il nostro scopo è quello di migliorare l'inclusione, per questo le attività che andrò a proporvi possono essere svolte da tutti. La prima esperienza che vi propongo è quella di tracciare sul pavimento dei percorsi realizzati con lo scotch carta oppure con dei nastri adesivi colorati. In alternativa potrete tracciare il percorso utilizzando dei pennarelli colorati. Si partirà da una superficie di appoggio più ampia ad una superficie d'appoggio più ristretta fino ad una più ristretta ancora. Vi suggerisco di seguire questa progressione. Sarà fondamentale anche tracciare inizialmente un percorso che rappresenti una linea retta, per poi variarlo modificando il tracciato. Ad esempio, con tre percorsi che si intrecciano tra loro, tratteggiato oppure a zigzag. Si può chiedere al bambino di seguire il tracciato camminando in diversi modi, con diverse andature. La più semplice è quella di camminare con un piede davanti l'altro, avendo cura di appoggiare il tallone, alla punta del piede che sta dietro. Oppure si può camminare sulle punte, quindi facendo finta di essere una giraffa o una ballerina. Si potrà camminare sui talloni, simulando la camminata del pinguino, che però cammina in equilibrio senza dondolare. Oppure può camminare di lato e anche all'indietro. Un'altra variante che vi suggerisco è quella di porre degli oggetti ai lati del tracciato e di chiedere al bambino di raccoglierli. Quindi dovrà piegarsi sulle gambe, abbassarsi, raccogliere l'oggetto e risollevarsi senza sbilanciarsi, senza quindi perdere l'equilibrio. Una possibile variante di questa esperienza motoria è quella di creare tre percorsi diversi, identificati da tre colori diversi. Possiamo chiedere al bambino di raccogliere un oggetto di colore rosso, ad esempio, e di seguire il percorso del colore corrispondente all'oggetto, quindi rosso, ed arrivare fino alla fine di quel percorso e di posizionare lì l'oggetto nel colore corrispondente. Un'altra esperienza molto creativa e anche molto più complessa è quella di stimolare l'equilibrio utilizzando delle superfici diverse, degli oggetti diversi, come ad esempio un bastone, un filo, può essere quello di una corda o dell'antenna della TV, ed una bottiglia. Nel caso in cui il bambino abbia difficoltà a restare nella posizione eretta, è possibile sviluppare comunque la capacità di equilibrio attraverso delle esperienze svolte da seduto. Possiamo dare delle piccole spinte da un lato e dall'altro e chiedere al bambino di restare seduto e non di cascare su un lato. Stessa cosa la possiamo fare spingendolo verso l'avanti o verso l'indietro. Oppure possiamo posizionare degli oggetti intorno al bambino, chiedere di restare in questa posizione, di allungarsi, quindi sporgersi in avanti e raccogliere l'oggetto nelle varie direzioni. Ovviamente gli oggetti potranno essere posizionati sempre più lontano in modo tale da rendere più difficile il compito. In questo modo si andrà a sviluppare non solo l'equilibrio, ma si andrà a rafforzare anche la muscolatura.